Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Prima di cominciare vi ricordo che abbiamo anche un canale Telegram, si chiama Tutto Tech 1. Su questa piattaforma potete trovare tutte le novità che noi andiamo a pescare, le offerte più che altro che ci sono su Amazon. Se voi vi iscrivete non vi arriveranno 1500 offerte in automatico, le andiamo a selezionare noi personalmente, quindi ne trovate veramente poche ma mirate. Nel video di oggi andremo a vedere una novità dell'Echo Show 15 e più una funzione che può essere utile, ma questo legato a tutti gli Echo di casa e anche all'applicazione che avete sul vostro cellulare. La prima funzione che andiamo a vedere secondo me è molto utile. Tutti coloro che sono possessori, felici possessori, perché devo essere sincero, mi sto ricredendo su tanti fattori che pensavo negativi su questo prodotto, invece devo dire che hanno migliorato veramente parecchio. Tipo il riconoscimento facciale. Ora, ogni volta noi entriamo in cucina, il nostro Echo Show ci riconosce immediatamente e ci fa vedere la schermata che avevamo impostato precedentemente per ognuna delle nostre home. La funzione che andremo a vedere oggi è lasciare un appunto su un altro account. Quindi in questo momento sono loggato col mio account sull'Echo Show 15 e lascerò un appunto per mia moglie. Andiamo a vedere come fare. Ricorda a Tania di prendere il pane. Quando devo ricordarlo a Tania? Domani alle ore 15. Ok, Miki, lo ricorderò a Tania domani alle 3 del pomeriggio. Vi arriva il pop-up, vi arriva la notifica, compare qui nell'elenco delle cose da fare, ma non sul vostro account, su quello della persona legata al nucleo familiare. Questa può essere una funzione molto utile se per caso partite per un viaggio, piuttosto che non avete modo di potervi incrociare e non avete possibilità di poter contattare la persona, quindi magari c'è una riunione piuttosto che avete un impegno. Lasciando qui sopra la persona verrà avvertita anche lei con il pop-up e in più si troverà nelle sue cose da fare anche questa indicazione. Altra cosa invece che si può fare, ma questo legato al mondo del nostro dispositivo, è il cercare di capire che traffico c'è lungo il tragitto, magari da casa al lavoro. Il comando da dare è: c'è traffico sul mio percorso? Miki, al momento il traffico sul tuo percorso è molto scarso. Il percorso più veloce richiede circa 28 minuti passando per la 50. E vi domanderete, qual è il percorso che io gli domando di mostrarmi, quanto tempo ci vuole, se c'è traffico, se magari c'è stato un incidente, perché vi può dare questa informazione in tempo reale. Andiamo a spostarci sul cellulare e vi faccio vedere che cosa inserire come impostazioni per far sì che con questa semplice domanda lui vi possa rispondere. Come dicevo, entriamo nell'app del nostro dispositivo vocale, andiamo in altro, impostazioni e poi le tue posizioni. Allora, io qui ho già salvato gli indirizzi che mi interessavano, a voi basterà semplicemente entrare con il tasto più, comparirà in alto la prima voce casa, quindi gli imposterete la vostra ubicazione di casa, basterà mettere l'indirizzo, poi dopo comunque vi localizza, e sotto c'era l'indicazione lavoro, inserite l'indirizzo del lavoro, fate salva, ogni qualvolta gli farete quella domanda, il nostro dispositivo vocale vi darà le indicazioni su traffico, eventuali incidenti e chi più ne ha più ne metta. Trovo anche questa una funzione molto utile, anche perché se io mi reco al lavoro e proprio quella mattina o in quel periodo non posso assolutamente ritardare, avere un'indicazione di come sta andando il traffico e magari trovare un'alternativa è sicuramente utile. Queste erano le funzioni che vi volevamo presentare per quanto riguarda il nostro Echo Show nel primo caso e per quanto riguarda tutti i dispositivi legati al nostro assistente vocale. Spero che vi sia stato utile come video per poter avere maggiori funzioni, maggiori informazioni poi dal nostro assistente vocale. Vi lascio qui sotto il link in descrizione se qualcuno fosse interessato ad acquistare il nostro Echo Show 15. E io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao ragazzi!